La Madonna è qui raffigurata in trono mentre solleva il bambino. Ai due lati, su due registri, si dispongono a sinistra i santi Ludovico da Tolosa e Caterina d'Alessandria e a destra Antonio Abate e Giovanni Battista. Il dipinto, opera del pittore fiorentino Lorenzo Di Bicci, costituisce lo scomparto maggiore e centrale di un tabernacolo. All'inizio del XX secolo, la tavola si trovava nel castello di Vincigliata, presso Fiesole, nelle raccolte dell'uomo politico inglese John Temple Leader. Fu forse il carattere severo delle figure che rimanda alla tradizione di Giotto e Bernardo Daddi, e che dunque dona all'opera un'indole vagamente retrospettiva, ad affascinare il gusto del gentiluomo britannico, educato alla semplicità e all'immediatezza espressiva dei dipinti religiosi del Trecento, e in particolare alla stagione che fece seguito al doloroso passaggio della peste.